Salve a tutti e grazie di essere qui. Ormai ci siamo, domenica 17 novembre andrà in onda l'ultima puntata della Rosa della Vendetta. Ebbene, oggi vediamo insieme come si chiuderà la vincente storia d'amore di Gulchemal ed Eva. Ecco le anticipazioni. Davanti agli occhi di Zaffer, Gulchemal si è lanciato giù dalla scogliera. Prima di fare ciò, ha però lasciato dei doni a tutti i suoi cari. A Vefa e a Gulendam ha destinato parte dei suoi averi. Ad Arman ha pagato una cura di un anno e mezzo da fare in Svizzera per le sue gambe. E a Deva, invece, ha aperto ad Istanbul un'impresa tutta sua e un marchio col suo nome. Dopo il suo gesto, così avventato, è apparso chiaro a tutti che il nostro Gulchemal fosse purtroppo morto, anche se il suo corpo non è stato ritrovato. Dal giorno della sua presunta morte passano ben 5 anni. Ci troviamo ad Istanbul e scopriamo che Deva, durante la notte d'amore passata col suo amato, rimase incinta ed ora ha un bellissimo bambino di 4 anni che si chiama Cemal. I due vivono con i nonni Firuze e Ibrahim. Il bimbo ha un piccolo problema. Purtroppo non parla, si esprime a cenni e a gesti. Nonostante non l'abbia mai incontrato, Cemal è molto legato alla figura del suo papà, perché Deva gli parla sempre di lui. Gli ha mostrato le sue foto e il suo libro preferito, Il mio albero di arance dolci. Deva porta suo figlio al porto, dove gli insegna a tirare le frecce con l'arco alle quali appunta dei bigliettini con dei messaggi del suo bimbo per Gulchemal, un po' come faceva lei quando credeva che sua madre fosse morta. In città Deva sta lavorando ad una mostra che presto inaugurerà. Un'esposizione molto speciale che porta il nome del suo grande amore. Per questo è sempre impegnata e lascia Cemal con i suoi nonni, i quali, per intrattenerlo, spesso lo portano al parco. Il bimbo porta sempre con sé uno zainetto con i suoi giochini e il libro preferito della sua mamma e del suo papà. Una volta al parco, però, mentre Firuze è distratta e parla al telefono e Ibrahim si trova in farmacia, Cemal vede dal mare una nave che gli ricorda il suo papà e per questo si allontana senza avvertire sua nonna. E quando Ibrahim torna dalla farmacia e si avvicina a Firuze, i due si accorgono che il loro nipotino è scomparso e scoppia il panico. Cemal intanto ha raggiunto il molo e una volta lì vede proprio suo papà. Gulchemal è vivo e vegeto ed è appena sbarcato in città. Non appena lo vede, il bimbo lo segue e proprio mentre sta cercando un taxi, gli si avvicina e si aggrappa ad una sua gamba. Per Gulchemal questa è una sorpresa. Non immagina che il bambino sia suo figlio, ovviamente, ma crede che il piccolo si sia allontanato dai suoi genitori e si sia perso. Per questo cerca una soluzione. Si incammina con lui e prova a cercarli, senza nessun risultato, anche perché il bimbo non parla. Cemal, intanto, è felicissimo di stare con il suo papà. Nel frattempo, Deva è stata avvertita dai suoi genitori della scomparsa del suo bambino e gira per la città piangendo, con la foto di Cemal tra le mani e chiedendo ai passanti se lo abbiano visto. E proprio nel momento in cui sembra avvicinarsi a Gulchemal e al piccolino, questi salgono su un taxi e vanno via. Deva raggiunge un chioschetto e chiede al proprietario se sa qualcosa del suo bimbo. L'uomo le risponde che lo ha visto, perché con un uomo molto alto si è fermato a mangiare lì qualcosa. Deva inizia a credere che suo figlio sia stato rapito. In città tornano Arman e Dipek, che raggiungono la casa di Gulendam, Mert e Zaffer. Quest'ultima purtroppo non è più lucida come una volta. Pare aver perso il lume della ragione e dice con convinzione che Gulchemal è tornato.
anche se naturalmente nessuno le crede. Quando Arman si presenta a casa di sua sorella e sua madre, ha due grandi novità. La prima è che ha riacquistato l'uso delle sue gambe. Ora infatti cammina grazie alla cura che Gulchemal gli ha regalato. E la seconda invece è che ha sposato i Beck. La famiglia si riabbraccia felice e Zafer, gioiosa di riavere suo figlio con lei, stringe a sé anche i Peck. La loro gioia però dura poco perché i Peck viene a sapere da Ibrahim che Cemal è scomparso. Ibrahim e Firuze hanno allertato la polizia e al parco si riuniscono con una Deva sempre più disperata. I tre vengono però raggiunti da due poliziotti che gli comunicano che alla centrale di polizia è stato portato un bambino. E il piccolo è proprio Cemal. I poliziotti infatti mostrano una foto a Deva e ai suoi genitori. Cemal è quindi con Gulchemal, il quale dalla polizia spera che il bambino possa ritrovare la sua famiglia. A Gulchemal, che ora si fa chiamare Efe Pamir, il bimbo non smette di sorridere e in un attimo in cui si trova solo, inserisce nel suo zaino il suo libro preferito. Arriva il momento in cui Gulchemal deve andare via. Cemal è davvero triste di ciò e lo abbraccia più forte che può. Inoltre, si viene a sapere che la mamma del piccolo sta arrivando. Mentre Gulchemal va via a bordo di un taxi, in quel preciso momento arriva la macchina della polizia, dalla quale scendono Deva, Firuze e Ibrahim, che subito corrono ad abbracciare Cemal. Un poliziotto gli racconta di Efe, che lo ha trovato al molo e lo ha portato lì. Deva vorrebbe ringraziare Efe di persona, ma purtroppo non può. L'uomo è dovuto andare via presto perché la sua nave, sulla quale lavora, stava per salpare. Poco dopo Ibrahim, Deva e Cemal raggiungono la casa di Gulendam, dove c'è anche Vefa che ha portato la cena, visto che ora ha un locale. E il bimbo corre subito ad abbracciare sua nonna Zafer. I due infatti sono legatissimi. Durante la serata corrono belle notizie. Vefa annuncia che presto si sposerà e Arman e Ipek rivelano di aspettare un bambino. Poi si parla di Gulchemal e Deva si dice convinta che sia vivo. Ma nessuno purtroppo è d'accordo con lei. Cemal intanto passa del tempo con la nonna, alla quale, a suo modo, comunica di aver visto il suo papà. Zafer è felicissima, del resto ha sempre pensato che suo figlio si trovi in città. Nonna e nipote corrono dal resto della famiglia per comunicare la grande notizia. Deva subito gli crede e anche Vefa, e alla fine anche un po' Gulendam. Mert però fa delle verifiche che non vanno a buon fine. In Deva la speranza di rivedere il suo amato si fa ancora più forte quando Firuze le dice di averlo visto vicino alla loro casa. Lo ha visto di sfuggita ovviamente, ma le è sembrato proprio lui. Il giorno seguente però una telefonata di Gulendam spegne nella ragazza qualsiasi luce. Mert infatti ha trovato l'uomo che probabilmente ha accompagnato Cemal dalla polizia e non è di certo Gulchemal, ma un uomo che gli somiglia molto. Intanto Zafer si confessa con Arman, gli parla del dolore grandissimo che prova da quando Gulchemal è andato via, ma continua a dire che presto si incontreranno di nuovo. È il giorno dell'inaugurazione della mostra di Deva e qualche ora prima Gulchemal si aggira nel posto dove si terrà l'evento. L'uomo è rimasto ad Istanbul perché ha scoperto che quel bimbo che ha aiutato era suo figlio. Lo ha scoperto perché nel suo zaino ha trovato il libro che Cemal gli ha inserito, nella quale c'era l'ultima lettera che Deva gli scrisse. Poi si è recato dalla polizia e si è fatto dire i nomi del bimbo e della sua mamma, oltre che l'indirizzo della loro casa. Ha avuto così la conferma delle conferme.
Intanto Deva scopre che il libro del suo amato è stranamente scomparso e questo le dispiace tantissimo. È il momento dell'inaugurazione della mostra, che porta il nome di Gulchemal e che è composta da quadri che raffigurano la storia d'amore dei nostri due protagonisti. Prima dell'apertura effettiva dell'esposizione, Deva fa un piccolo discorso davanti a tutta la sua famiglia. Gulchemal si avvicina ad una delle ragazze che controllano l'entrata, le mette tra le mani il libro Il mio albero di arance dolci e le chiede di portarlo a Deva. E Deva, non appena stringe il libro tra le mani, capisce subito tutto. In quel momento Gulchemal si fa coraggio ed entra, riabbracciando così tutta la sua famiglia e i suoi amori Deva e Cemal. Racconta poi che in realtà non aveva intenzione di restare ad Istanbul, ma che ha cambiato idea quando ha incontrato il suo bambino ed ha scoperto di essere papà. Ora rimarrà lì per sempre. Deva gli dice che non ha mai creduto alla sua morte. Gulendam e Arman gli parlano di Zafer, che in quel momento non c'è. La loro mamma non sta più bene e non fa altro che parlare di lui ed attendere il suo ritorno. Nell'ascoltare ciò, Gulchemal ne resta stupito e davvero senza parole. In quel preciso istante arriva Zafer, accompagnata da Emrullah. Madre e figlio, in lacrime, si stringono in un abbraccio veramente commovente. E Zafer dice a Gulchemal che lo ama tantissimo, non come gli disse il giorno che si lanciò giù dalla scogliera. Poi ai due si avvicina Cemal, che indica Gulchemal e pronuncia la sua prima parola, e cioè papà, lasciando tutti increduli. Gulchemal si stringe ancora una volta a tutta la sua famiglia, con il suo piccolo tra le braccia e Deva accanto a lui. E con questa scena ricca d'amore si chiude questa bellissima serie TV.